questo romanzo, che in Italia è pubblicato dalla casa editrice Nord, è un romanzo ambientato sostanzialmente dentro una libreria. Si intitola, come diceva Fabio, La misura della felicità, come una bambina insegnò ad un libraio ad amare i libri. E qui c'è gran parte della trama. Però nel racconto di questo incontro tra una bambina e un libraio si racconta anche qualcosa, cioè in qualche modo un ritorno alla vita, non solo un ritorno all'amore. Gabriel Zevin ha scritto diversi romanzi, alcuni di grande successo, molto tradotti, molto amati dal pubblico e venduti. E molti di questi romanzi avevano per protagonista delle ragazze molto giovani, in questo caso addirittura una bambina. Ecco, perché la gioventù è così importante per la scrittura di Gabriel Zevin? You know, I believe as a writer that I really want to make a lot of young readers, because then they can be readers of mine for my entire life, my career. So sono convinta che bisogna farsi molti lettori giovani. Io lo sono in modo particolare convinta di questo, perché se mi formo oggi dei lettori giovani mi dureranno, beh, tutta la mia vita, tutta la mia carriera di scrittrice. If you think about it, it's just very practical. Quindi se ci pensate bene, è una questione molto pratica. Semplicemente, mettiamola così. Allora, cerchiamo di entrare un po' nelle atmosfere di questo romanzo, inquadrando un po' i protagonisti. Uno l'ha appena citato, Federica, è appunto questa bambina, Maya, ma il vero protagonista del romanzo è questo libraio, che ha una libreria su un'isola, Alice Island, e il libraio si chiama Fikri. Insomma, raccontiamo chi è questo libraio. He is a bookseller who's at the end of his rope. Allora, AJ Fikri è, come abbiamo detto appunto, un libraio che è un po' in crisi, anzi molto in crisi, sta passando veramente un brutto momento, la moglie è appena morta, la sua libreria, lui stesso insomma, abita su una piccola isola a largo della costa, quindi è isolato anche fisicamente dal resto del mondo, e l'ambientazione è quella di una cittadina del New England, un posto freddo in generale, freddo e abbastanza piovoso, e in più al povero AJ Fikri è stato rubato il suo bene più prezioso, un preziosissimo manoscritto. Oltretutto Fikri ha nel corso degli anni, in questo isolamento, ha addirittura maturato un sentimento di odio quasi nei confronti dei libri che vende. Yes, I think that can happen to anybody who has worked in publishing. Secondo me questa è una cosa che rischia di succedere a chiunque lavori nel ramo dei libri e dell'editoria. Io sono scrittrice, va bene, ho scritto 8 romanzi di cui soltanto 4 tradotti in italiano, ma mi rendo perfettamente conto che per chi scrive sempre, alla fine può anche darsi che i romanzi vengano a noia, che tutti i libri appaiano un po' uguali. E invece i libri salvano le vite in alcuni casi, perlomeno riportano alla vita chi alla vita aveva rinunciato, come nel caso del protagonista. Insomma, scrivere un romanzo sulla lettura dei libri per una scrittrice, che effetto fa? You know, I think it's a natural one. Ever since, secondo me è una cosa perfettamente naturale e normale. Io scrivo i miei libri sulla scorta, in fondo, di esperienze traumatiche, di quelle che ho vissuto io stessa a partire da quando avevo poco più di 20 anni. Quella è l'epoca in cui ho scritto e pubblicato il mio primo romanzo. E da allora ho sempre una gran voglia di scrivere libri che parlano dei libri. Raccontiamo un po' invece come avviene l'incontro, no? Tra appunto il libraio Fikri e questa bambina Maya, che cambierà decisamente il destino un po' della vita del libraio. Qual è l'elemento con il quale poi questi due mondi, anagraficamente così lontani, poi entreranno in contatto? To an extent it's kismet. This child is in questo caso, è un puro caso, la pura coincidenza. Questa bambina viene abbandonata praticamente tra gli scaffali della libreria di AJ Fikri. Ma grazie all'arrivo di questa bambina a sorpresa della sua vita, Fikri comincia a vedere un po' tutta quanta la vita, non solo la sua vita, ma la vita attraverso degli occhi nuovi, per così dire, più freschi, perché sono quelli di una duenne. All'inizio di ogni capitolo c'è una citazione, c'è un libro. Come, in base a quale criterio ha scelto di citare quei libri? Sono un po' le sue passioni, i libri che lei ha amato e letto nel corso della sua vita? Well, AJ's taste is not always my own taste.
start with that. Cominciamo con il dire che i gusti di A.J. Fickrey, del mio protagonista libraio, non sono sempre i miei. Okay. There were many reasons for choosing the stories, but i motivi per cui io ho scelto queste citazioni da questi libri sono molteplici e diversi, ma il primo, quello che mi ha guidato, è che io ho cercato di costruire, per così dire, un canone per chi dovrà diventare un giovane scrittore, perché il signor Fickrey, il mio libraio, è convinto che sua figlia da grande dovrà diventare una scrittrice, vuole che diventi una scrittrice e quindi ha le sue idee su ciò che potrebbe esserle più utile nel suo percorso di lettura fino a quando non diventa scrittrice lei stessa. Abbiamo raccontato molto del punto di vista del libraio, invece dal punto di vista della bambina, insomma, che cosa accade a una bambina abbandonata tra gli scaffali di una libreria, e se c'è qualcosa anche di autobiografico in questo, se la scrittrice Gabrielle era una bambina un po' abbandonata tra gli scaffali dei libri. No, I wasn't, except in a metaphorical sense. No, non è il mio caso, salvo forse in un senso metaforico. My parents used to let me loose in a bookstore when I was a little girl. È successo però che quando io ero piccola i miei genitori mi lasciavano perdere dentro una libreria, nel senso che quando loro andavano a fare la spesa al negozio degli alimentari, accanto c'era una libreria e loro mi mettevano in mano una banconota da $5 or $10 e mi mandavano sola dicendo vai, trovati una cosa da leggere. But I think also all of us who become readers and also writers, in a metaphorical sense, are raised in bookstores. Ma penso anche che tutti noi che siamo e lettori e anche magari scrittori, metaforicamente siamo tutti persi in una libreria. Riferendoci a un pubblico giovane di lettori, sappiamo, almeno qui da noi in Italia c'è, insomma, in pochi leggono libri, soprattutto tra i giovani. È un libro questo qui che in qualche modo ha come messaggio, porta con sé un messaggio di amore nei confronti dei libri, che potrebbe in qualche modo solleticare un po' l'attenzione alla lettura. I certainly hope so. Every book I write, I hope works for people of all ages, and young people are very important, as we talked about at the beginning of this. Io naturalmente lo spero. I libri che io scrivo, si rivolgono a un pubblico di ogni età, però l'abbiamo detto già all'inizio dell'intervista, io penso che formare dei giovani lettori sia molto importante. And interestingly, I think the big movies like E penso anche che ci sono tanti grandi film, cioè film di grandissimo interesse per i giovani, che richiamano moltissimi ragazzi nelle sale cinematografiche o altrove, e io non giudico mai quello che i ragazzi leggono, non vedono. Penso che ci sono molti film attualmente che attraggono i bambini, i ragazzi, e li inducono forse a leggere i libri da cui questi film sono tratti. A proposito del rapporto tra cinema e letteratura, ricordiamo che Gabrielle Zevin, dopo essersi laureata nella prestigiosa Università di Harvard, ha intrapreso la carriera di scrittrice, ma anche quella di autrice cinematografica. È suo del 2007 il film per la sceneggiatura Conversation with Other Women. E insomma, le chiedo se vedere i film e farli in qualche modo cambia anche il modo di scrivere i romanzi. I don't think so. I feel like when I write movies and I write books, they're completely different forms. No, non credo affatto. Per me sono due forme completamente diverse. Quando io scrivo una sceneggiatura oppure un romanzo, faccio due cose completamente diverse. I actually really hate reading books that feel like they're trying to be movies. E detesto da lettrice quei libri che mi danno anche soltanto la minima impressione di voler di essere pensati per diventare un film. Non mi piace. When I'm writing a screenplay, I have no ego. Quindi quando io scrivo una delle mie sceneggiature è come se non avessi più un io. Sono un mero strumento in vista di realizzare un film. Quando scrivo uno dei miei libri, la scena è mia. Il libro La misura della felicità esce per la casa editrice Nord, qui da noi in Italia, appunto è l'ultimo romanzo di Gabrielle Zevin, almeno qui da noi in Italia, ma immaginiamo lei sta scrivendo già qualcosa di nuovo, su che cosa sta lavorando, se possiamo chiederglielo. Yes, it actually kind of applies to our last question. I'm writing a book about the movies.
e viene proprio a proposito con l'ultima domanda che mi avete fatto, perché sto scrivendo un libro sul cinema. Ma che tipo di storia? Well, it's a long story, but I had this notion that I would write a book about... I wanted to write books about all the things in culture that are used to be analog that are becoming digital. So my first book about that in this cycle was my book about books, which is this. Allora, la storia è lunga, ma la riassumo. Io ho intenzione di scrivere libri su tutte le cose, gli aspetti della nostra cultura che da analogiche stanno diventando digitali, va bene? Quindi c'è un ruolo per questo anche nella misura della felicità. Il libro che sto scrivendo adesso, come ho già detto, riguarda il cinema che passa da analogico a digitale. E ce ne sarà uno sulla fotografia e anche uno sulla musica. Fantastico. Beh, grazie ancora a Gabriele Zevin per essere stata con noi. Grazie Marina Astrologo per averci aiutato con la traduzione. Thanks so much for all the great questions. Grazie mille per le splendide domande.